Buongiorno, benvenuti in questa giornata di vita universitaria di Roma 3 2022, finalmente in presenza. Siamo molto contenti di essere in quest'aula. Scusateci se ci siamo trasferiti da una ora all'altra, ma purtroppo con il caldo che fa si è fulminata la lampadina del proiettore e quindi per voi non sarebbe così grave, ma ci sono molte persone collegate a distanza che ci vedono da casa e quindi non avrebbero potuto seguirci. L'incontro è con il Dipartimento di Studi Umanistici, che è un mondo complesso che cercheremo di illustrarvi al meglio, e intanto vi ringrazio moltissimo di essere venuti. Per noi è sempre molto importante questa occasione per poter spiegare agli studenti che cosa significa studiare nel nostro Dipartimento, qual è l'offerta formativa che proponiamo, quali sono i percorsi che abbiamo immaginato per voi e stabilire un primo momento di dialogo che poi durerà per tutto il percorso qualora voi vi vogliate iscrivere con noi. Andrei con un rapido PowerPoint perché avremo diversi momenti in cui tutti i corsi saranno qui presenti e si presenteranno con studenti e docenti in maniera dinamica. Abbiamo pensato di fare dei piccoli talk. Io vi farò una breve introduzione generale di cosa significa studiare studi umanistici e che cos'è il nostro dipartimento. Molto rapidamente, Monica, possiamo partire. Allora, innanzitutto un piccolo indicatore numerico. Siamo 120 docenti, quindi sono tantissime discipline tra docenti incardinati, docenti a contratto, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che avete un'intera galassia di discipline e di persone che sono a vostra disposizione per aiutarvi in questo vostro percorso, con le loro lezioni, con il tutorato, con i convegni che organizzeranno e con più di 240 insegnamenti che sono quelli che andranno erogati. Voi poi sceglierete il curriculum che vi interessa di più e sceglierete anche con i tutor il vostro percorso formativo. Una delle caratteristiche del nostro dipartimento è che c'è una grande flessibilità del percorso formativo e c'è una totale disponibilità dei tutor, e quindi questo vi aiuta a scegliere con consapevolezza le cose che più vi interessa. Le nostre discipline sono molte e si incardinano all'interno delle discipline umanistiche e sociali, di quelle che noi tradizionalmente chiamiamo l'area di lettere, le aree di storia e dei beni culturali. L'approccio interdisciplinare è una dei punti di forza, una delle caratteristiche degli studi umanistici in generale, ed è molto presente nel nostro dipartimento. Questo cosa vuol dire? Che noi lavoriamo su quello che il passato ci ha lasciato, i documenti, le fonti, che siano scritte, visive, iconografiche, cartografiche, monumentali, materiali, paesistiche, orali, mediatiche, il patrimonio culturale è come una montagna meravigliosa di ricchezza culturale che il nostro paese ha, che questa città offre, e lo diciamo scaviamo, lo analizziamo con diverse prospettive: l'indagine storica e filologica, l'evoluzione della tradizione linguistica e letteraria, l'analisi dell'immenso patrimonio letterario, archeologico, artistico, ambientale e degli assetti territoriali. Come vedete, è veramente un mondo molto articolato e complesso che ci porta alle radici culturali più profonde e ai continui mutamenti della società in cui noi viviamo. Quindi noi siamo una specie di connettore tra quello che è il passato e l'opera delle generazioni che ci hanno preceduto, anche risalendo nei millenni, dalla protostoria a oggi, e quello che succederà nel futuro, che sarà il mondo in cui voi vivrete. E come vi ho detto, una delle caratteristiche è quella di permettervi di fare dei curriculum molto flessibili e quindi di poter scegliere le discipline che vi servono di più all'interno, ovviamente, di un corso di laurea che prevede delle opzioni che poi i colleghi vi spiegheranno. Questo perché? Perché abbiamo capito che nel mondo così complesso in cui noi viviamo si riesce veramente a fare quello che piace di più.
fare un corso che ti appassiona, che ti trascina, ti motiva e ti rende bravo e ti dà la forza di poterlo fare meglio di qualcosa che invece ti interessa di meno. E quindi in un mercato del lavoro così frammentato, così complesso e così flessibile come quello che stiamo affrontando, questo è un canotto di salvataggio, una luce, una prospettiva importante a cui noi ci possiamo appigliare. E inoltre abbiamo un ottimo rapporto tra docenti e studenti, tra l'altro anche molti studenti li avete docenti li avete visti nello stand, molti li vedete qui presenti, i docenti del dipartimento sono sempre pronti a rispondere alle vostre mail, a ricevervi in presenza, e quindi è un punto indubbio di forza. Abbiamo questo tutorato personalizzato che vi consente anche di superare le vostre difficoltà, è un tutorato che vede anche la partecipazione di segreterie didattiche che sono molto attive, ma anche da quest'anno degli studenti, e quindi abbiamo anche un tutorato tra pari con delle borse di studio, e poi vedrete che ci saranno anche degli studenti che vi aiuteranno. E uno strumento importante per capire qual è la nostra offerta formativa, ovviamente, è il sito. Io ve la spiego rapidamente. Noi abbiamo un percorso, che si allarga. Abbiamo tre corsi di laurea triennale, 9 corsi di laurea magistrale, e che hanno una vocazione fortemente internazionale, perché all'interno di questi ce ne sono tre con un doppio titolo, con università straniere, il che vuol dire che prendete il titolo in due università, Roma 3 più quella straniera con cui siamo consorziati all'interno di parecchie realtà, e poi abbiamo un buon numero di master di secondo livello, ne abbiamo 3, 2 dottorati e tante summer school e altri corsi più avanzati. I doppi titoli sono molto importanti perché noi viviamo in un mondo del lavoro in cui c'è effettivamente un mercato del lavoro internazionale ormai. Viviamo una studentessa che quest'anno seguiva il mio corso, a un certo punto ha detto: professore, mi scuso, ma ho trovato lavoro e non posso venire più a lezione. Dico: dove hai trovato lavoro? A Washington. E quindi mi ha seguito da Washington. Quindi è molto interessante perché in effetti questi doppi titoli consentono non solo di avere un periodo di studio anche all'estero, ma anche di collocarsi con dei titoli che in altri paesi sono considerati importanti. Quindi questo è sicuramente un vantaggio. E poi abbiamo una serie di laboratori. I laboratori sono dei luoghi dove si fa ricerca, ma sono anche dei luoghi in cui questa ricerca è trasmessa attraverso le attività didattiche. Abbiamo un laboratorio nuovo che si chiama DH Lab, Digital Humanities Lab. Sapete che il nostro paese sta facendo un grande investimento nella strada della digitalizzazione, noi siamo pronti. E questo DH Lab unisce diverse realtà, il laboratorio di Cultural Heritage, il laboratorio informatico per gli studi antichistici, il laboratorio geocartografico Giuseppe Caracci, il Digital and Public History Laboratory e il laboratorio informatico di Italianista, che sono dei luoghi dove noi facciamo ricerche, convegni e attività scientifiche, e in cui facciamo anche attività didattiche, e quindi potete essere aggiornati con le più avanzate tecnologie e le più avanzate ricerche nei nostri settori. Come vedete, ci sono nella slide ci sono delle aule multimediali a disposizione degli studenti, si vede anche una slide in cui, eccola qua, c'è la nostra biblioteca di area umanistica che è particolarmente bella, scaffale aperto con molte postazioni, ci sono anche molte postazioni esterne per gli studenti. Questa è un'altra importante biblioteca, è la sezione di storia dell'arte Luigi Grassi, probabilmente in questo momento la più prestigiosa biblioteca aperta a Roma in discipline storico-artistiche e archeologiche, che sta a Piazza Esedra. E qui vedete nella slide un altro punto di forza, che sono le attività di laboratorio, di stage e di tirocini, cioè quello che è l'applicazione, l'esercitazione di quello che è la teoria che apprenderete nei nostri corsi. Noi sono molti anni, per esempio, che scaviamo al Colosseo, credo che siano 18-19 anni, qui chiediamo poi al professor Sant'Angeli, che non so dove adesso, eccolo là, se è giusto, no? Che lavoriamo facendo scavi importanti, e voi parteciperete a queste iniziative.
Bene, credo di aver diciamo chiuso questa breve introduzione. Ci saranno i colleghi dei vari corsi di laurea che ve li presenteranno e ci sarà anche un momento di interlocuzione con cui noi vogliamo darvi la possibilità di farci delle domande e in cui vogliamo potervi chiarire eventuali dubbi. Quindi io vi ringrazio molto e proseguiamo con la presentazione. Grazie. Allora, arte e archeologia, si accomodi. Salve, buongiorno. Sono un ragazzo di magistrale, sono storia dell'arte a Roma 3 e abbiamo qui accanto a me due professori di studi storico-artistici e di archeologia. È importante anche comprendere quale sia l'importanza di queste due materie all'interno della nostra università, ponendo delle domande ad entrambi e interrogandoci, insomma, sull'importanza di questi due indirizzi. Per iniziare, potrei chiedere al professore qui accanto a noi, la tolgo? Ah, sì, no. Il microfono funziona, sentite ora? Forse meglio? Okay. Potrei chiedere quindi al professore qui accanto a me, il professor Fontana, il motivo, insomma, quale sia diciamo, per studiare storia dell'arte nella nostra università, quindi nel nostro Ateneo che è Roma 3. Grazie Andrea, buongiorno a tutti, io sono Mauro Vincenzo Fontana e insegno storia della critica d'arte e museologia nel corso appunto di studi a cui accennava poco fa Andrea, e cioè archeologia e storia dell'arte. È una domanda interessantissima quella che mi pone Andrea, ed effettivamente il modo migliore per cominciare a rispondere in breve è riprendere una citazione che è comparsa prima nel PowerPoint, proprio all'inizio, una citazione da Machiavelli. Può sembrare così anacronistico, ma davvero la storia ci insegna a vivere il presente. Nel caso della storia dell'arte, un presente davvero in continua mutazione. Oggi siamo letteralmente soverchiati dalle immagini. Lo vedete con l'esplosione dei social media, le immagini ci condizionano quotidianamente, ci orientano verso scelte che talvolta compiamo anche in modo completamente inconsapevole. Le immagini hanno anche il potere di distorcere la realtà. Storia dell'arte, dunque, un percorso di storia dell'arte ha come scopo primario, attraverso poi le tante discipline che lo compongono, quello di fornire degli strumenti critici per decodificare il ruolo delle immagini e delle opere nel passato, ma soprattutto per poter comprendere il peso specifico che le immagini hanno nella nostra contemporaneità. Quindi, da un lato, nella prospettiva di salvaguardare l'enorme patrimonio che i nostri antenati ci hanno consegnato, e studiare storia dell'arte a Roma significa maneggiare il patrimonio più straordinariamente ricco del mondo, ma allo stesso tempo significa per l'appunto dotarsi di quegli strumenti, di quell'attrezzatura critica per comprendere il proprio presente e magari governare il processo delle immagini, quindi con un ventaglio di possibilità molto molto attuali. Bene, dunque potrei rivolgere la stessa domanda per il campo dell'archeologia. Abbiamo comunque parlato di patrimonio e siamo a Roma. Quali sono i progetti legati al nostro dipartimento in ambito archeologico? Quali sono le varie azioni sul campo, dato che siamo in questa città così importante e significativa? Grazie Andrea. Dunque, per noi il motto diventa non guardare, non toccare, ma guardare e toccare, e cercare di capire attraverso proprio la materialità degli oggetti, quindi prendere in mano gli oggetti antichi e cercare di capire chi li ha fatti, come li ha fatti, che strumenti ha utilizzato e quali sono i meccanismi sociali che hanno prodotto poi questa necessità di produrre un utensile, una pezza di legname, un edificio costruito con varie tecniche diverse.
piuttosto che capire contesti interi, città e realtà urbane, più o meno grandi, e capire anche interi territori. Quindi il fatto di toccare con mano l'oggetto, dal più piccolo al più grande, è toccare con mano la terra che copre questi oggetti e che noi archeologi attraverso gli scavi proprio cerchiamo di riportare alla luce. E quello che facciamo è quindi accompagnare la formazione degli studenti attraverso la partecipazione attiva a questi progetti di scoperta, che vanno non solo nel senso dello scavo e quindi di sporcarsi le mani con la terra per capire cosa c'è al di sotto con metodo rigoroso, con un metodo ormai sempre più scientifico. Quindi chi di voi vuole studiare archeologia, come anche storia dell'arte, comunque deve sapere che dovrà anche cimentarsi con un'attenzione particolare a quella che è la metodologia e la scientificità di alcuni progetti e di alcuni processi. E poi sporcarsi con la terra anche camminando, andando in giro, cercando di capire come vive come vivono le popolazioni locali oggi nel territorio e come si approcciavano allo stesso territorio nelle varie epoche che noi studiamo. Bene, grazie per questa spiegazione. Ho altre due domande da rivolgere. Tendenzialmente si parla spesso di triennali, ma invece per quanto riguarda la magistrale, quali sono le nostre offerte formative per quanto riguarda la storia dell'arte e per quanto riguarda l'archeologia? Comincio io allora. Dunque, per la storia dell'arte noi abbiamo appunto una magistrale dedicata in un percorso di approfondimento rispetto a quello che propone per l'appunto la triennale. Studiare storia dell'arte, prendere questa scelta e farla qui a Roma 3 significa diverse cose. Innanzitutto, lo dicevo poco fa, significa poter studiare a Roma, che è un vantaggio straordinario, e ve lo dice chi di Roma non è. Poter studiare in questa città storia dell'arte significa misurarsi con opere, con oggetti, con circostanze, con momenti fondativi della storia dell'intera Europa, e studiarlo a Roma 3 significa poterlo fare con i più grandi specialisti talvolta di queste materie, di queste discipline, con i più grandi studiosi che si occupano di musei presenti a Roma ma anche in tutta Italia, che si occupano di storia dell'arte romana, che si occupano di Raffaello, Michelangelo, Caravaggio. È un'opportunità davvero straordinaria. Fate caso ai curricula dei docenti che compongono un collegio didattico, questo fa la differenza. L'offerta formativa per la magistrale per archeologia va un po' nella stessa direzione, ovvero sia anche risponde ad una scelta che feci anch'io a suo tempo, quando dal nord Italia decisi di venire a Roma a studiare, perché volevo studiare archeologia. E quindi quale contesto migliore di quello romano, che poi in realtà non ti ferma lì, ognuno appunto può studiare, può scavare e partecipare a progetti archeologici di ricerca nei laboratori dell'università, uno dei luoghi più centrali di Roma, che è il Colosseo e prossimamente anche alle Terme di Caracalla, e poi spostarsi in quelli che sono appunto i territori dove vivono le comunità oggi e in cui noi appunto cerchiamo di ricostruire la vita delle comunità passate, e quindi il contesto laziale del centro Italia, ma abbiamo anche un respiro internazionale molto forte, e quindi chi vuole studiare da noi, soprattutto alla magistrale, avrà la possibilità anche di partecipare ad attività di scavo e di ricognizione archeologica all'estero, nonché a convegni, iniziative di ricerca di respiro internazionale, anche con una grande collaborazione che noi abbiamo con quelli che sono gli istituti di cultura stranieri che operano in contesto romano. Quindi Roma in questo caso al centro, non tanto per la ricchezza delle conoscenze che può offrire, ma come punto di partenza per portarvi fuori, che può essere anche molto dentro, cioè entrare nel dettaglio delle conoscenze del passato di questa città, e un fuori che può essere un fuori anche fisico vostro, che poi potete aprire le ali, andare fuori e studiare ancora meglio nel contesto internazionale quello che invece poi il nostro paese ci può offrire. Quindi abbiamo una formazione che fondamentalmente coinvolge gli studenti, soprattutto in fase
di percorso magistrale nelle nostre ricerche. Quindi noi vi insegniamo cosa sappiamo fare e lo facciamo facendovi partecipare attivamente con dei ruoli ben precisi nelle nostre ricerche. Bene, dunque, abbiamo concluso. Ringrazio i professori qui presenti per la spiegazione e l'introduzione dei dipartimenti. Da studente vi invito a venire a Roma 3, siamo a Roma, Roma è un concetto che ritorna spesso in questi due interventi, dunque studiare storia dell'arte e archeologia qui è, penso, fondamentale. E vi ringrazio, grazie a tutti. Arrivederci. Adesso c'è la presentazione del collegio di lettere. Adesso mi sentite? Adesso c'è la presentazione di lettere, ci sono la professoressa Serena Ammirati, la professoressa Elisa De Roberto e la studentessa, ex studentessa, Emma De Pasquale. Buongiorno a tutti e tutte, si sente? Mi sentite? Okay. Noi siamo qui per presentarvi brevemente appunto la facoltà di lettere, cosa vuol dire studiare lettere, e per questo vorrei rivolgere alla professoressa Ammirati e alla professoressa De Roberto una domanda che penso possa sciogliere quello che poi è il dubbio che ha riguardato almeno me per prima quando decisi di iscrivermi a lettere, e credo vi siate posti anche voi. Ovvero nel contesto attuale, in una società in cui siamo poi bombardati dalla richiesta di rivolgerci a facoltà e a materie come le materie STEM, appunto le facoltà più tecnologico-scientifiche, ha ancora senso decidere di studiare lettere? E se sì, che senso ha? Perché? D'accordo, grazie per la domanda. Inizio presentandomi, sono Elisa De Roberto e insegno linguistica italiana, la storia della lingua italiana, con un focus soprattutto sulla sintassi dell'italiano antico e sulla didattica dell'italiano come lingua materna e come lingua straniera. Che senso ha oggi intraprendere un percorso di studio in lettere? Io vorrei partire proprio dagli sbocchi lavorativi e dalla professionalizzazione e soprattutto dalla versatilità nel mondo del lavoro. Che cosa può fare un laureato in lettere? Naturalmente il suo ruolo principio è quello di trasmettere la cultura, la lingua, la letteratura italiana attraverso ovviamente anche tutte quelle competenze di tipo storico, culturale e filologico che può acquisire durante il percorso formativo. Trasmettere la cultura, che cosa vuol dire? Trasmetterla alle giovani generazioni nella scuola, trasmetterla ai nuovi italiani e trasmetterla, diciamo, banalmente anche chi ama diciamo la cultura italiana, la letteratura italiana e che si sente in qualche modo anche italiano di adozione, no? Oggi noi siamo in un mondo globalizzato dove in realtà molti di noi fanno esperienze interculturali, non apparteniamo a un solo paese, apparteniamo a una casa più grande che l'Europa, ma apparteniamo a qualcosa di ancora più grande, no? Che è il pianeta. Prima il nostro direttore ci parlava, diciamo, di Washington. Quindi questa trasmissione si declina sia in ambito didattico scolastico, ma anche ad esempio nei centri di lingua, nelle scuole di lingua all'estero, negli istituti di cultura italiana all'estero. E poi naturalmente c'è il grande versante dell'editoria, del giornalismo, diciamo di tutte quelle professioni che in qualche modo fanno dell'utilizzo, no, della lingua e della capacità di plasmarla proprio per raggiungere l'espressione più idonea, il loro punto di forza. Ma dobbiamo pensare ad esempio però anche alle aziende. Oggi sempre di più ci si rende conto, ad esempio anche attraverso la digitalizzazione,
che non basta, diciamo, comunicare, che gli oggetti che fruiamo, penso alle app, ai software, devono avere anche un lato umano, no? Devono tenere in conto, diciamo, di questa caratteristica del consumatore, no? Del fatto che appunto ci possono essere applicazioni che più, diciamo, riescono a venire incontro proprio appunto all'uomo, no? E quindi banalmente dalla scelta del nome di un marchionimo, di un prodotto o diciamo dalla stesura di testi per la pubblica amministrazione, il laureato in lettere può declinare le sue competenze e naturalmente diciamo farlo appunto nella maniera più idonea, sentendo il fatto magari di arrivare presso le aziende o presso la pubblica amministrazione come una vittoria, una conquista e non necessariamente come un ripiego, no? E, tra l'altro io con questo, diciamo, concludo così il mio appunto la mia risposta. Vorrei anche soltanto ricordare l'importanza, no, che ha il letterario nella nostra vita. Noi abbiamo vissuto, diciamo, questi anni particolarmente duri, no, per via della pandemia, e a me ha colpito vedere come sui social, negli interventi anche radiofonici, alla televisione, nei mezzi di comunicazione di massa, tutti abbiano in qualche modo sentito l'esigenza di rivolgersi ai classici del passato, tutti hanno in qualche modo anche sentito l'esigenza magari di ricordare la peste del Decameron, no? Di ricordare appunto le declinazioni letterarie e anche paraletterarie, quindi appunto anche la letteratura di consumo, cioè in qualche modo la letteratura è qualcosa di estremamente rivoluzionario, no? Che ci apre una visione nuova che non deve essere vista in antitesi e in contrapposizione con quella scientifica, ma in realtà proprio in dialettica, no? E in una dinamica che ci porta anche a appunto percepire gli aspetti della realtà che più ci sfuggono. Quindi credo che insomma un laureato in lettere possa veramente portare nella società queste sue competenze anche linguistiche e letterarie soprattutto. Grazie. Grazie, grazie Elisa anche per aver ricordato questo ricorso effettivamente importantissimo alle nostre discipline nel momento che abbiamo, speriamo, appena superato. Ciao a tutti, io mi chiamo Serena Ammirati, sono una ex studentessa pentita di giurisprudenza, quindi vi posso assicurare che insomma c'è una speranza anche per chi a un certo punto del proprio percorso formativo decide, no, di dedicarsi ad un interesse diverso, e sono una storica della scrittura. Quindi in teoria in questo momento la persona più titolata a parlarvi del corsivo, diciamo, ma insomma non passerò, come dire, la mattinata a raccontarvi questo. Voglio però riprendere la suggestione che ci aveva proposto Emma, cioè la possibilità di scegliere un percorso di studi come lettere in un momento in cui siamo tutti un po', come dire, attirati e schiacciati, no, dall'appetibilità delle discipline scientifiche. Ebbene, io mi occupo di papiri, di manoscritti, ma lo faccio oramai da qualche anno lavorando a stretto contatto con i miei colleghi di ingegneria, di ingegneria informatica, perché una delle attività più promettenti anche con gli studenti alle quali ci siamo dedicati con tutti i colleghi di lettere in questo periodo è stata proprio quella di sviluppare un'interazione forte che ci potesse, come dire, dare un ruolo attivo, no, nei confronti della tecnologia e del modo in cui la possiamo utilizzare anche per studiare, anche per imparare a lavorare sui testi, sulle fonti manoscritte, ma anche sulle fonti archeologiche e storiche artistiche di cui hanno parlato i nostri colleghi. Chi studia lettere ha un ruolo fondamentale nella difesa del nostro patrimonio culturale, nella difesa e nello studio. Non possiamo lasciare queste cose in mano a chi non le conosce. È importante conoscerle, è importante studiarle con passione ed è importante scegliere
un percorso di studi che vi appassioni. Questo secondo me è fondamentale. Voi se siete qui oggi ad ascoltarci è perché evidentemente avete una passione, avete una curiosità nei confronti delle fonti letterarie, nei confronti delle fonti manoscritte, delle fonti storico-artistiche. Avete un interesse per il vostro passato che può effettivamente diventare anche il vostro futuro in delle forme magari anche meno attese come quelle che vi ha raccontato la mia collega Elisa De Roberto. Siamo tutte donne qui, ma in realtà è casuale. Insomma, è una rappresentanza, adesso che guardo il parterre, diciamo, sembra che, ma insomma, c'è un parterre di docenti e di studenti assolutamente variegato da questo punto di vista. Noi abbiamo una serie di percorsi formativi per la laurea triennale che tenta di intercettare tutte le possibilità di studio delle lettere. Abbiamo un curriculum triennale di civiltà e religioni, sapete che è una componente importante della nostra struttura mentale, no? Il modo in cui ci rivolgiamo alle religioni, a maggior ragione adesso è importante capire quali sono i fondamenti di un'interazione ragionata ed informata. Abbiamo un percorso di lettere classiche, legato appunto allo studio delle letterature antiche, ma anche della storia, dell'epigrafia. Poi abbiamo un percorso di lettere dedicato alle lettere, alle letterature medievali e moderne, e poi un curriculum di lettere contemporanee. Ovviamente questi sono percorsi che voi potete modulare nel corso della vostra frequenza, cioè non dovete scegliere subito, anche questo, no, è il bello in un certo senso di fare gli umanisti. Potete fare un po' quello che vi pare, soprattutto all'inizio, insomma, venite, scegliete, guardate, frequentate tutti i corsi, fatevi un'idea della bellezza e della varietà di queste discipline e, come dire, fate una scelta che non deve essere subito molto marcata, insomma, e il modo in cui i nostri curricula sono modulati certamente vi dà questa possibilità e vi dà anche la possibilità appunto di cambiare idea in corso d'opera. Grazie. E per proseguire volevo chiedere a entrambe in realtà una domanda duplice. Intanto ringrazio la professoressa Mirati per aver anticipato la questione dei curricula e a questo punto ci permette di passare a una domanda un pochino più sostanziosa, ovvero perché si dovrebbe scegliere appunto di studiare lettere a Roma 3 e soprattutto riferendomi alla grande flessibilità di cui lei ha parlato, se poteste fare un accenno anche invece a poi le scelte che riguardano la laurea magistrale e quindi in realtà la necessità di prendere anche una scelta profondamente professionalizzante e per evitare appunto il rischio che poi ci si ritrovi ad aver studiato un po' di tutto e un po' di niente, che in realtà non è così come ci illustrerete. Sì, grazie per questa ulteriore domanda. Perché studiare lettere a Roma 3? Io vorrei parlare della qualificazione del corpo docente. E tra di noi, insomma, ci sono accademici della Crusca, ci sono accademici dell'Arcadia, collaboriamo con grandi istituzioni come ad esempio la Treccani, ma anche con l'Oxford con l'enciclopedia appunto di Oxford, che sta svolgendo una grande azione appunto di divulgazione. E soprattutto diciamo sappiamo mettere in campo delle sinergie, per cui uno dei nostri punti forti ad esempio è lo studio di Roma e ovviamente dei prodotti letterari e naturalmente del dialetto romanesco che ancora no, oggi sappiamo quanto sono importanti in Italia i dialetti. Al tempo stesso però sappiamo appunto costruire reti con l'estero, l'internazionalizzazione è anche uno dei nostri punti forti, sappiamo intercettare lo sforzo che Roma 3, diciamo, proprio l'investimento di Roma 3 ad esempio sull'Erasmus e siamo anche quindi in grado di creare ad esempio tirocini all'estero, anche tirocini post laurea e scuole estive, quindi diciamo ci muoviamo tra questa dimensione del locale che però sa guardare naturalmente a quello che è fuori e questo secondo me è uno dei nostri punti di forza.
Ancora io vorrei ricordare l'importanza dei progetti digitali, parlerò appunto soltanto di alcuni che riguardano il comparto di lettere moderne, sia per il settore storico-filologico, sia per quello che invece guarda il mondo contemporaneo. Abbiamo splendidi progetti digitali anche di cultura visuale, ad esempio sugli autografi della letteratura italiana, o ancora ad esempio sull'editoria femminile, in particolar modo su noi donne. Ancora abbiamo anche progetti di trattamento automatico dei testi, quindi svolti sia in chiave storica che in chiave contemporanea. Perché inoltre studiare nel Dipartimento di Studi Umanistici e in particolar modo a lettere? Noi secondo me abbiamo sviluppato nel tempo la capacità di mettere al centro lo studente, con un'azione di tutorato che vede l'intervento dei docenti, ma anche degli studenti, come avete potuto vedere, degli studenti senior, che per inciso fruiscono anche di borse, proprio di collaborazione in tal senso. E siamo in grado in particolar modo di intercettare i bisogni dello studente quasi nel momento stesso in cui emergono. Vorrei parlare di cose banali che però nell'organizzazione della vita appunto dello studente contano. Banalmente spostare un corso dal secondo al primo semestre perché ci sono troppe sovrapposizioni, o ancora creare un nuovo corso di laurea perché i rappresentanti degli studenti, naturalmente dietro sollecitazione dei loro colleghi, vengono da noi e dicono: ma sarebbe interessante, in realtà abbiamo visto che c'è questa dimensione che oggi è molto importante, come possiamo rispondere da un punto di vista scientifico disciplinare, no? E quindi sul rapporto appunto docente-studente penso che abbiamo sentito anche i colleghi di prima, penso che veramente il nostro Dipartimento, che è una realtà media, no? Nel senso che il nostro non è un ateneo enorme, però sappia proprio restituire centralità allo studente e in particolar modo permettere ai docenti anche di intrattenere quel rapporto umano per cui io conosco i miei studenti e posso anche in qualche modo suggerire quello che secondo me è più idoneo, no? Alle loro aspirazioni e anche alle loro capacità, ovviamente. Grazie. Sulle lauree magistrali forse posso dire qualcosa adesso, ma l'ho già anticipato prima in qualche modo. Abbiamo una laurea magistrale in italianistica e una laurea magistrale in didattica dell'italiano come lingua seconda. La prima è più orientata a studi di tipo storico-filologici e letterari, la seconda ha invece un focus proprio sulla linguistica, in particolar modo sulla didattica delle lingue moderne e in un contesto interculturale, quindi questa biforcazione permette da una parte di riflettere di più sul patrimonio culturale italiano, dall'altra invece di esportarlo e metterlo a disposizione attraverso appunto la didattica. Grazie Elisa, faccio io un brevissimo accenno alle lauree magistrali degli altri percorsi di lettere che sono legati a chi ha una vocazione più per il passato. C'è una laurea magistrale in filologia, letteratura e storia dell'antichità che ha anche un curriculum internazionale, lo European Master in Classical Cultures, che da qualche anno ci dà grandi soddisfazioni. Abbiamo una serie di studenti che possono portare avanti il loro percorso di studi in un network di università, entrare in contatto con docenti stranieri, presentare le loro ricerche anche in sessioni
in lingua straniera e avere, come dire, anche un'idea di come funziona effettivamente una collaborazione fattiva tra Atenei, nel quale il nostro ha una grandissima importanza. Abbiamo anche un percorso magistrale in scienze delle religioni che, come vi dicevo, è un asset essenziale, no, del mondo contemporaneo e della necessità, insomma, di un dialogo che sia culturalmente informato da questo punto di vista. Io credo che, come dire, io ed Elisa a questo punto possiamo in qualche modo chiudere, diciamo, il nostro racconto, ma forse la cosa migliore a questo punto della nostra breve chiacchierata è, come dire, chiamare in causa direttamente la nostra povera Emma e chiederle, ma insomma noi ti abbiamo raccontato, no? Come mai, abbiamo raccontato a voi perché venire a Roma 3, ma forse quello che vi interessa a voi è, come dire, sapere perché ci è venuto qualcuno che ci è già venuto e che, come dire, in un certo senso speriamo abbia avuto un'esperienza felice. Quindi Emma, perché te ti sei iscritta a Lettere a Roma 3? Grazie. Allora, io confesso subito che in realtà non ho svolto l'intero percorso a Roma 3, ma vengo da un'esperienza di laurea triennale da un altro ateneo, da cui evidentemente son fuggita e mi sono rifugiata qui per un motivo molto semplice, che nonostante mi fossi trovata bene dal punto di vista didattico e insomma per tutto il contorno universitario, avevo un forte limite dal punto di vista umano, cioè sentivo di non essere considerata in grado di apportare qualcosa di mio all'università, al contesto universitario, ma era diventato fondamentalmente un terno all'otto di CFU e scadenze terribili. Quindi ho deciso di provare a cambiare ed effettivamente devo dire che da subito l'impressione è stata ottima e nel corso poi della laurea magistrale mi è stata confermata. Soprattutto ho ritrovato quel contesto umano di rapporto studente-docente in cui la mia individualità, e dico mia appunto perché sto parlando di me, ma penso possa valere per veramente chiunque, fosse considerato nel suo piccolo un valore aggiunto al contesto dell'università, pur non essendo assolutamente nessuno, chiaramente. E da subito ho percepito che la differenza delle singole persone, qualsiasi differenza, potesse essere percepita come un di più, come un qualcosa non da appianare e da rendere uguale alla massa, e se ce la fai ce la fai, se no resti indietro, ma come un qualcosa su cui lavorare insieme e che potesse diventare una risorsa. E ho avuto effettivamente poi la conferma concludendo il percorso ormai l'anno scorso, e volevo aggiungere anche che la proposta didattica mi era sembrata particolarmente allettante proprio per la possibilità di studiare materie che comunque in qualche modo rimangono ancorate alla memoria del passato, che è poi chiaramente il caposaldo delle lettere, ma con un occhio molto attento e, al futuro, sia nelle metodologie sia negli argomenti e nelle materie trattate. Io ad esempio mi son laureata in una materia che si chiama letteratura, nuovi media e giornalismo, che chiaramente parte da una memoria appunto del passato letterario, ma che si aggancia fortemente alla contemporaneità, soprattutto attraverso, penso, alla serialità della televisione, alle serie TV, che era un qualcosa che non pensavo di poter studiare a Lettere. Mi immaginavo insomma una reticenza verso il presente, che invece non ho trovato, e sono stata molto molto contenta di questo. Poi chiaramente per le domande ci sarà uno spazio alla fine, per cui potremo approfondire anche con la professoressa De Roberto e la professoressa Mirati, che ringrazio dei loro interventi, successivamente. Allora, last but not least, adesso abbiamo la professoressa Maria Chiara Giorda, la ex studentessa, anche lei, nonché dottoranda Emma Petroletti, e il professor Paolo Mattera, che vi introdurranno al fantastico mondo della storia. Quasi mutato il microfono. Questo è un subdolo tentativo di boicottaggio, guarda. Ecco qua, sì, vai Emma. Ma tu comincia.
Bene, allora cominciamo. Ciao a tutte e a tutti. Partirei con una domanda che mi sembra molto importante, che rivolgo al professor Mattera, e cioè perché oggi decidere, scegliere di studiare storia e intraprendere un percorso in scienze storiche? Quelli che stanno andando via adesso, che hanno seguito solo lettere, non sanno cosa si stanno perdendo, esatto, perché allora perché studiare la storia? La prima cosa che vorrei dire, tanto per cominciare, appunto, sono Paolo Mattera e insegno storia contemporanea qui al Dipartimento di Studi Umanistici, alla Triennale, vari altri insegnamenti, storia dei sistemi politici, alla magistrale e così via. Perché studiare la storia? Cominciamo con lo sfatare alcuni degli stereotipi più consolidati, quindi l'idea che la storia sia una serie di nozioni, sia molto polverosa, siano cose da imparare cronologicamente. Non è così. Quando al primo anno gli studenti arrivano e vedono il manuale, che notoriamente è un bestione piuttosto considerevole, gli viene subito un bel coccolone, perché vedono questo bestione e pensano: come farò a imparare a memoria tutte le cose che ci sono lì dentro? Risposta: non devi imparare a memoria tutte le cose che ci sono lì dentro, perché lì dentro ci sono gli esseri umani del passato, gli esseri umani con le loro emozioni, le loro aspettative, i loro dolori, le loro gioie e così via. Perciò noi non dobbiamo imparare chi ha fatto delle cose e che cosa è successo. Noi dobbiamo cercare di imparare, dentro questi libri che andiamo a prendere, dentro i corsi, perché sono successe certe cose e come si sono sviluppate. Queste sono le domande da fare, non chi e cosa, ma perché e come. E tutto questo, quindi comprendere quello che è successo, oggi può essere utile per tanti motivi e può tornare utile sia per cultura personale che per ragioni professionali. Prima il collega di storia dell'arte, Fontana, parlava del mondo in cui siamo, il mondo di immagini, ne abbiamo tantissime immagini, ed è anche un mondo di informazioni, noi siamo travolti dalle informazioni, c'è un'ipertrofia di informazioni. Come muoversi in questa ipertrofia? No? Allora, c'è la guerra in Ucraina e i giornali, tutte le fonti giornalistiche, tendono a fornire delle risposte con una lente molto schiacciata sull'attualità. Ma perché è scoppiata questa guerra? Le spiegazioni non sono semplici, lineari, chiare, come a volte talk show vogliono proporre. Allora noi andiamo al passato, andiamo a cercare gli esseri umani del passato con le loro emozioni, le loro passioni, e prima di tutto dobbiamo studiare qualcuno di diverso da noi. Non c'è più, quelle persone non ci sono più, sono persone diverse da noi in un modo o nell'altro. Quindi studiare il passato significa studiare l'altro, imparare a comprendere i comportamenti, i modi di ragionare, le emozioni di qualcuno diverso da noi nel passato ed eventualmente anche oggi. E poi coloro che si muovevano nel passato, perché c'è stato il nazismo, come si è fatto, come è stato possibile arrivare alla Shoah, come è scoppiata la guerra fredda, sono tutte domande perché la cui risposta richiede di studiare la complessità, tutti i vari fattori, tutte le spinte differenti dentro le quali si muovevano gli esseri umani del passato, che portano a trovare una spiegazione che è fatta di complessità. Perciò comprendere le origini di oggi attraverso i perché e i come, imparare a studiare gli altri, a comprendere gli altri, e imparare a studiare la complessità, sono tutte conoscenze che possono essere utili per cultura personale e competenze per muoversi con il mondo di oggi, anche proprio per essere dei cittadini più consapevoli. Vado a leggere dei giornali, uno vicino ai social networks, e con la complessità, gli strumenti per comprendere quello che sto andando a vedere e cercare. Potremmo dire molte altre cose, magari passiamo dopo per i lavori, però la complessità si combina poi a molte altre considerazioni. Grazie. Il professor Mattera ha appunto parlato dell'importanza della complessità, e a tal proposito vorrei chiedere alla professoressa Giorda che cosa vuol dire concretamente a livello pratico avere a che fare con la complessità nel nostro dipartimento, in particolare nell'area di storia.
Grazie Emma. Poiché la collega Serena Ammirati prima per ben due volte ha citato le religioni, insegno storia delle religioni. Ora non vi chiederò quante sono le religioni in Italia nel 2022, ve lo chiederò se mai vi iscriverete ai nostri corsi, ma le religioni sono una parola chiave per parlare di pluralità e di dinamicità, che sono altri due concetti che leghiamo perfettamente alla complessità. Nel 2022 ci sono centinaia e centinaia di religioni che cambiano la vita quotidiana a milioni di persone che abitano nel nostro paese, e questa pluralità ci aiuta a capire come sapere la storia, studiare la storia e la tradizione significa anche stare nel presente, leggere il presente e imparare anche a decifrare alcune dinamiche, alcune strategie del nostro presente. Perché diciamo che pluralità oltre a complessità ci aiutano a capire che cosa si può fare quando si studia la storia? Per tre ragioni in particolare. Perché la storia, allora, e chi si iscrive a storia, territorio e società globale, che è la laurea triennale che diciamo così il nostro dipartimento offre per chi scelga quest'area, non significa una unicità, una storia, intanto perché le storie sono tante, non soltanto perché ci sono le storie che stanno su periodi diversi, la storia romana ma anche la storia contemporanea che insegna Paolo Matera, ma perché ci sono delle storie economiche, le storie politiche, c'è la storia dell'agricoltura, la storia della scienza, cioè ci sono delle storie che nessuno di voi fino ad adesso ha potuto esplorare, ha potuto percorrere. Ma poi ancora non c'è soltanto la storia, ci sono altre discipline che sono fortemente connesse e intrecciate. Ho preso in mano uno dei nostri gadget della giornata di oggi, no? E sotto storia, territorio e società globale viene riportato un po' come simbolo di questo percorso una frase che vi leggo: è per sistemare la storia che si incasina la geografia. Storia significa anche geografia, significa anche antropologia, significa anche storia delle religioni, significa insomma quella multidisciplinarietà che tante volte è un po' evocata come vessillo per dire qualcosa di innovativo, ma che nel nostro corso di laurea, nei nostri percorsi di studio è davvero realtà concreta. Altro tipo di pluralità, le fonti. Chi studia la storia ha a che fare con le fonti. Ora, uno degli stereotipi più diffusi nelle aule di qualsiasi scuola del nostro territorio significa alle volte pensare appunto alla tradizione, pensare a un certo tipo di fonti soltanto, ma le fonti per la storia sono tantissime e sono sempre di più, perché si possono studiare i manoscritti, si possono studiare i papiri, si possono studiare le edizioni critiche, ma si può anche fare la storia, studiare la storia attraverso i testi delle canzoni, attraverso le serie TV, attraverso i siti web, attraverso i social network, e allora analizzare le immagini di Instagram, per esempio. Quindi fonti, tante fonti, una molteplicità di fonti, una dinamicità di fonti che cambiano anche nel tempo. E infine l'ultimo aspetto della pluralità: chi percorre il nostro corso di laurea in storia può poi scegliere tra percorsi differenti, tra curricula differenti, quindi può studiare storia e società globale se interessato ai percorsi e alle relazioni internazionali, può studiare storia, fonti e metodi, e quindi di nuovo tutti i modi con cui e gli strumenti con cui si può costruire e fare la storia, può studiare storia, ambiente e territorio, quindi tutte le tematiche che credo siano non soltanto attuali ma dirimenti per comprendere il passato e leggere il presente. E infine l'ultimo, e poi ricedo la parola alla nostra studentessa, aspetto di pluralità e quindi anche di dinamicità: studiare a Roma 3 significa avere dei professori che arrivano non soltanto da Roma, per quanto ci piaccia Roma, ma da ogni parte d'Italia, come si evince dai nostri accenti. Paolo Matera arriva da Napoli, Maria Chiara Giorda arriva da Torino, e come noi anche tanti altri colleghi sono arrivati a Roma 3 da parti diverse dell'Italia. Io credo che questa dinamicità territoriale e geografica sia anche un aspetto che ci può dire che siamo innovativi e siamo plurali e siamo molto dinamici, appunto. Non è abbastanza risciacquato. Grazie mille. Abbiamo parlato di percorsi plurali che si possono intraprendere studiando nel nostro dipartimento, ma chi volesse proseguire dopo la triennale il proprio percorso in scienze storiche, che prospettive ha?
prospettive sfavillanti, perché anche qua, siccome non siamo soltanto legati alla tradizione, al mantenimento, ma ci piace creare, innovare, ci piace anche mettere in discussione quello che abbiamo fatto, sono felice di poter dire che negli ultimi anni abbiamo innovato e rinnovato in maniera abbastanza sostanziale i percorsi di laurea magistrale, per esempio. Verso quale direzione? Verso la direzione della internazionalizzazione di sicuro, ma anche quella interdisciplinarietà e legame non soltanto con altre discipline ma con altri dipartimenti. Allora, chi volesse, non soddisfatto della laurea triennale, proseguire anche con i percorsi magistrali avrebbe l'opportunità di seguire appunto percorsi differenti. La laurea magistrale in scienze umane per l'ambiente, che è stata costruita in sinergia col Dipartimento di Scienze Politiche, e quindi qui la complessità, la pluralità, la dinamicità si moltiplicano e si contaminano a vicenda, oppure percorrere storia e società, che è fatta da diversi curricula e per rapidità, ma tutte le informazioni si trovano sul sito del nostro dipartimento, uno dei percorsi è un doppio titolo, European History, il che vuol dire che chi intraprende quel percorso di laurea magistrale può scegliere di trascorrere almeno un semestre in un'università gemellata, Berlino, Parigi, Oslo e Dublino, e quindi arrivare alla fine di quel percorso ad avere un doppio titolo che oggi, come voi sapete molto meglio di noi, sarà essenziale per qualunque tipo di percorso uno faccia. E infine strategie culturali per la cooperazione e lo sviluppo, che di nuovo un po' in linea con il nostro interesse per le relazioni internazionali e per quella che è la storia globale, perché non c'è soltanto la storia d'Italia, non c'è soltanto la storia dell'Europa, ma ci sono storie che sono sia locali ma anche globali, che diventano un po' non soltanto l'oggetto di studio ma anche l'area in cui puoi stare anche in futuro per compiere un lavoro, continuare chissà anche dopo con un percorso di studi. Rivolgo un'ultima domanda al professor Mattera, e cioè quali sono gli sbocchi professionali, occupazionali per chi studia storia che, spoiler, non hanno per forza a che fare con l'insegnamento? Bravissimo. Questa è la domanda che travolge angosciosamente le famiglie, gli studenti e così via. No? Studi storia, quindi poi dopo che cosa fai? Non sapevo che Serena Mammirati fosse una studentessa di giurisprudenza, anche io. Pentitissimo. Adesso con tutto il rispetto per i giuristi. Quindi, come capita spesso, arrivano le pressioni familiari, le aspettative, mamma cosa fai dopo, iscriviti a giurisprudenza, troverai concorsi, qualcosa farai, un anno in giurisprudenza e con tutto il rispetto per i giuristi, ero morto civilmente, insomma, ero prossimo alla afasia totale, per cui con grande fatica familiare, psicologica, le aspettative di tutti, il fallimento, la sconfitta, ho cambiato. E ho seguito quelle che all'epoca erano le mie ancora magmatiche e confuse passioni. Allora, per rispondere più nel dettaglio alla domanda di Emma, io posso a questo punto ricordare, o provo a menzionare, due appuntamenti che ho avuto l'altro ieri e ieri con due vostri ex colleghi. Rimango affezionato a alcuni studenti, quindi rimango in rapporto con loro. L'altro ieri con un vostro collega si parlava di un lavoro per la digitalizzazione dei testi scritti tratti da alcuni audio per un archivio audiovisivo. E ieri parlavo con tre ex vostri colleghi per proporre un nuovo programma televisivo di divulgazione storica, che probabilmente andrà su un canale come il pacchetto Sky. Adesso vediamo come va avanti l'idea. Quindi loro sono rispettivamente, una è l'autrice, l'altra probabilmente farà la regia e il montaggio, però sono comunque laureati e laureate tutte quante in storia. Perché appunto questa è una serie di quelle che si imparano a scienze storiche, ma a lettere, a storia dell'arte, quindi stiamo parlando in generale di studi umanistici. Sono una serie di conoscenze, di competenze che certamente possono essere orientate all'insegnamento. Quindi le famiglie si aspettano che, nella peggiore delle ipotesi, farà l'insegnante. Quindi è il piano A che immaginano tutte le famiglie. Piano A, così, volendo proprio accontentare gli stereotipi e volendo accontentare le attese più tradizionali. Poi ci sono i piani B, C, D, fino a Z, che sono lo sviluppo di queste passioni nelle direzioni più differenti, che sono il giornalismo, la divulgazione, che possono andare in tantissime direzioni.
La grande moltiplicazione dei canali di comunicazione da una parte provoca cacofonia, ci sono tantissime voci, ci sono tantissimi siti, dall'altra parte in realtà moltiplica anche le possibilità di espressione, perché dentro questa cacofonia di voci così diverse, poi a quel punto si sente bisogno di qualcuno che abbia qualcosa da dire e che possa dire di andare le voci in maniera meditata, ponderata e consapevole. Se arriva qualcuno che qualcosa da dire ce l'ha, viene notato. E questo si nota, lo si può rilevare quando arrivano le informazioni sull'Afghanistan, la guerra in Ucraina o altre crisi mondiali o riferimenti a vicende più o meno dell'attualità. Perciò, per concludere, per fare riferimento alla nostra condizione di studenti di giurisprudenza pentiti, sì, ci sono le pressioni ambientali. Della famiglia, degli amici, del contesto che si attende, immagina maggiore opportunità per chi fa ingegneria, per chi fa giurisprudenza e così via. Statistica alla mano, potremmo contestare anche questo dato, statistica alla mano, ma il punto cruciale è che studiare qualcosa che non ci piace non conviene per niente, perché poi farai in modo, come dire, lascerai che la tua vita sarà scelta da qualcun altro. Questa è la sostanza del discorso. Allora, non lasciate che la vostra vita venga scelta dalle convenzioni. Non è detto che a 18-19 anni uno abbia già le idee chiarissime su cosa vuole fare. Però ciò che veramente si può fare è seguire la propria passione per scoprire se sta facendo la propria vocazione. Se una persona scopre chi è veramente e qual è la sua vocazione, riuscirà, e ve lo posso garantire con moltissimi esempi di ragazzi più grandi di voi, riuscirà a trasformare questa passione, questa vocazione in un lavoro, in una professione, perché sarà l'espressione di se stesso, riuscirà a farlo. Quindi abbandoniamo le convenzioni, resistiamo meglio di quanto abbiamo fatto io e Serena alle pressioni ambientali e cerchiamo di seguire le nostre passioni per scoprire le nostre vocazioni, perché così il lavoro riusciremo a trovarlo e a concretizzarlo. E con questo penso di poter terminare. Come facciamo per le domande? Ci mettiamo tutti qui? Sì, non abbiamo il gelato, per cui chi vuole fare domande può alzare la mano e anche venire avanti senza vergognarsi, senza essere timoroso. E poi ci mettiamo qui davanti. Vorrei dire che c'è anche il personale, c'è Antonio Rossi e Arduina Fiorucci che sono delle segreterie didattiche, quindi potete anche fare domande più tecniche su crediti formativi, scadenze e così via. E giriamo il microfono. Serena, Sorella. Vorrei chiedere la data del test ingresso per lettere. Ragazzi, scusate un attimo, c'erano le domande, non sovrapponetevi alle voci dei vostri colleghi, prego. Grazie. Vorrei chiedere la data del test ingresso per lettere. Allora, il test d'ingresso per lettere. Allora, la data finale per presentare la domanda di iscrizione al test d'ingresso per lettere sarà il 25 di agosto, se non sbaglio. Mi raccomando, è fondamentale l'iscrizione, ce n'è anche una successiva, ma poi ci sarà un contributo economico di 60 euro, quindi vi conviene, visto che c'è un pochino di tempo ancora, rispettare quella data. Quella sarà fondamentale perché senza quell'iscrizione, senza lo svolgimento del test, che non è vincolante rispetto all'iscrizione, ma è necessario perché va, se non viene fatto quello non si può poi fare l'immatricolazione. Sarà fondamentale farlo. Scusate, ho perso un po' la voce.
E, la data, come dicevo, la mia voce, non lo so. Sì, no, allora, 25 agosto di proprio l'iscrizione e il 2 settembre la prova, ecco, la prova sarà grazie. La prova sarà fondamentale perché senza di quella poi non si potrà perfezionare l'immatricolazione successiva, che sarà possibile dal 9 di settembre fino al 17 di ottobre, ok? Grazie. Scusate, ma ho avuto un calo della voce. Non lo so. Stessa domanda sul test di iscrizione. Altre domande? È obbligatoria ma non vincolante rispetto all'iscrizione. No, allora la mia domanda potrebbe essere rivolta, diciamo, tanto ai professori di lettere, di lettere, diciamo, moderne, il corso classico, quanto ai docenti di storia. Io ho già visto sul sito appunto la presenza di questa magistrale in storia europea, e ho interessato a svolgerla a Dublino, ovviamente, quando terminerò la laurea triennale, e mi interessava sapere se fosse possibile frequentarla tanto con la laurea triennale in lettere quanto con quella in storia, o solo con una delle due, cioè immagino con quella in storia. In realtà è vincolata all'iscrizione a storia e società e potresti accedere anche con la laurea in lettere, con la triennale in lettere potresti accedere a storia e società, purché tu nel percorso di lettere abbia fatto degli esami di storia o di geografia, diciamo, che sono anche previsti, insomma. No. Allora, fondamentalmente, aspetta, se tu ti iscrivi a quella laurea puoi fare quel percorso. Se tu vieni da una laurea triennale di lettere lo puoi fare se hai fatto degli esami di storia, oppure puoi avere un recupero degli esami di storia. Quindi diciamo che in generale in tutti il sistema del dipartimento voi potete tra triennale e magistrale spostarvi da un indirizzo all'altro con delle piccole compensazioni. A volte non è neanche necessario perché molti esami sono comuni, quindi non ci sono dei salti grossi. Poi, siccome ognuno sceglie il proprio percorso, può darsi che ci siano delle integrazioni da fare. Comunque, il nostro è un sistema molto articolato, ma in cui ci si può muovere con una certa agilità, anche perché i docenti insegnano in più indirizzi, è trasversale, quindi poi vi troverete a incontrare gli stessi, lo stesso clima e anche le segreterie che vi aiuteranno per fare questi passaggi. Comunque, siccome quello è il titolo in European History, ti devi iscrivere European History per farlo, ovviamente, no? Come se tu volessi fare lo zoologo, non ti puoi iscrivere. Il curriculum è un curriculum di storia e società della laurea magistrale. Grazie. Altre domande, ragazzi? Perfetto. No. Eccola, sì, un'altra domanda. Salve, vorrei chiedere gentilmente ai professori di storia dell'arte i tempi della data d'ammissione al test d'ingresso per il dipartimento. Sì, sono gli stessi. Caratterizza tutti e tre i corsi di studio di storia dell'arte, archeologia, storia dell'arte, scienze storiche e lettere, che le date sono le medesime, quindi la prova verrà svolta, le date di iscrizione sono le medesime, la prova verrà svolta il 2 di settembre, usciranno gli esiti e subito dopo, a prescindere dall'esito della prova, si potrà poi immatricolarsi alla laurea triennale. Quindi sono due step, anzi a dire la verità sono tre: registrazione sul portale dello studente che vi rilascia un nome dentro una password, iscrizione alla prova, fatta la prova, immatricolazione. Sono questi tre step iniziali che bisogna fare. Prego. A
Allora, buongiorno a tutti, io vorrei riformulare la stessa domanda come questa e come la prima per quanto riguarda però storia, territorio e società globale e quindi capire le tempistiche dei test di ammissione e cose. Sono le stesse. Sono tutto uguale. Sono le stesse. Allora, posto. Sempre per quanto riguarda storia, territorio e società globale, i testi adottati poi nelle relative materie sono quelli che si trovano tuttora nel sito o ci sono aggiornamenti? Adesso io metto le mani avanti, però volevo sapere se... I docenti hanno già pubblicato i programmi e quelli che sono relativi al 22-23 okay, sono quelli che saranno. Insomma. Va bene. Grazie. Sono già stati pubblicati anche gli orari delle lezioni del primo semestre, li trovate sul sito, dovete fare sempre riferimento al sito del Dipartimento di Studi Umanistici, c'è una parte che si chiama didattica e lì trovate tutto, perché in realtà voi spesso andate sul sito di Roma 3 e ovvio che lì non trovate le cose che riguardano il Dipartimento, quindi studiumanistici.uniroma3.it. Va bene, okay? Grazie. Facciamo la pubblicità. Altre domande? Qualche altro dubbio? Any question? Vi ricordo che per varie perplessità ci sono le... Sì, ah sì, scusate. Dice Gian Cialavoce, ma parli senza microfono, insomma... Vi dicevo che per varie perplessità che giustamente in questo momento vi verranno perché siamo agli inizi, potete fare sempre riferimento alle segrete didattiche che vi ricordo, rispondono, oltre a telefonicamente ci sono i numeri telefonici sul sito, anche soprattutto alla posta elettronica, per quanto riguarda scienze storiche, la mail è didattica.scienzestoriche@uniroma3.it. Per quanto riguarda lettere, didattica.lettere@uniroma3.it, per quanto riguarda beni culturali, didattica.beniculturali@uniroma3.it. Quindi qualsiasi dubbio, perplessità, domanda che vi viene, il 3 è scritto a numero, sì, per tutte e tre gli indirizzi, il 3 finale è scritto a numero. Per tutte le perplessità che vengono, non esitate a contattarci, noi rispondiamo quasi quotidianamente, quindi qualsiasi dubbio vi viene, siamo a disposizione. Anche noi, i docenti anche naturalmente. La caratteristica degli indirizzi di posta elettronica di Roma 3 è che, per esempio, per i docenti e per noi del personale, è nome.cognome@uniroma3.it. Quindi, una volta che conoscete il nome e il cognome del docente o dei colleghi del personale, potete usufruire anche di questo servizio. Sono Veronica Laman e sono laureata in Storia dell'Arte e attualmente mi occupo di restauro, lavoro all'Istituto Centrale per il Restauro di Roma. E questo interesse per l'arte nasce appunto quando ero al liceo classico, quindi intorno a 18 anni. Non era un sogno nel cassetto di quando ero bambina, come potrebbe capitare a tanti di voi, ma questo sogno nasce appunto più tardi, a un anno dalla maturità. Per me è stato importante un incontro con il mio docente di restauro, quello che poi sarebbe diventato dopo 5 anni relatore di tesi, che la sua passione per quello che diceva, per quello che il lavoro che faceva, mi ha convinto che la scelta di intraprendere appunto storia dell'arte fosse la scelta giusta. Mi sono laureata e è stato il primo appunto traguardo raggiunto. Adesso lavoro all'Istituto Centrale per il Restauro e sono molto contenta perché ho raggiunto un traguardo importante, quindi il mio grande sogno, e per me non è un lavoro ma un piacere. Mi ricordo quando sono entrata per la prima volta all'Istituto Centrale di Restauro, che ho visto cantieri, ho visto ragazzi lavorare con l'opera d'arte, quindi concretamente, e ho capito che era quello che mi sarebbe piaciuto fare appunto nella vita e da grande. Credo che sia importante appunto seguire le proprie scelte, le proprie passioni, la propria strada, perché con tanti sacrifici si può raggiungere l'obiettivo. Thank you.
Ciao, sono Ilaria Tramontozzi, sono laureata in lettere e oggi sono una bibliotecaria e una mediatrice culturale. Appena uscita dal liceo classico ero spinta inizialmente solo da una forte passione per la lettura e per la scrittura. La sola promessa che mi ero fatta però era quella di seguire sempre ciò che più mi piaceva. Quando poi ho iniziato a frequentare i corsi mi sono veramente resa conto che la mia passione sarebbe potuta diventare un lavoro. Tra i vari laboratori che ho frequentato, quello che mi ha colpito di più è quello di scrittura creativa, grazie al quale ho potuto effettivamente mettere in pratica tutto quello che avevo imparato. Il ricordo più bello che ho è il primo giorno di corso di laurea magistrale, quando appena entrati in aula il professore, la prima cosa che ci ha detto è stata: da questo momento in poi non siete più studenti, ma studiosi. In quel momento io ho capito che stavo percorrendo la strada giusta e che potevo diventare quello che avevo sempre voluto essere. Lavoro con bambini che hanno difficoltà linguistiche e di apprendimento. Mi relaziono ogni giorno con persone e realtà diverse e posso mettere a frutto tutte le mie competenze. Adesso posso veramente dire che la mia passione è diventata il mio lavoro. Mi chiamo Carla Oppo, sono laureata in scienze storiche e oggi sono ricercatrice d'archivio e autrice per produzioni televisive. Al liceo prediligevo le materie storico-letterarie, per cui iscrivermi agli studi umanistici è stata una naturale prosecuzione di un percorso. Non sapevo quale sarebbe stata la mia professione, però sentivo forte l'urgenza di raccontare e restituire delle storie. Per cui quando mi sono iscritta a scienze storiche, la scoperta della materia più nel profondo, capire che la storia non è fatta solo di dati e avvenimenti, ma di pezzi di vita, di racconto di quello che siamo e quello che siamo stati, mi ha aperto un mondo. Così nel dialogo e nel confronto con gli altri colleghi, l'università è stata quel luogo in cui ho iniziato a costruire e immaginare il mio futuro. Nel mio lavoro oggi ritrovo quella capacità di riflessione e di elaborazione che ho acquisito durante gli anni universitari. Ricordo le prime volte che ho fatto delle ricerche d'archivio audiovisivo, sono stata in sala montaggio. La mia conoscenza approfondita del repertorio mi ha portato a lavorare con più consapevolezza. L'università non è stata pura contemplazione, ma è stato un luogo in cui sperimentare e in cui creare, quindi l'immaginazione è la mia più grande alleata. Conoscere il passato, interpretare il presente e immaginare il futuro. In ogni settore c'è bisogno di noi.